Officiata dal vescovo di Aversa, Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spinillo, si è svolta sabato scorso in piena sicurezza la cerimonia di gemellaggio tra Castellabate e San Sebastiano Martire, nel santuario Santa Maria a Mare di Castellabate. All'importante evento dedicato al santo patrono della Polizia Municipale erano presenti istituzioni, enti locali, autorità militari, comandi polizia municipali, per ricordare il sacrificio del militare romano, il centurione che aiutava di nascosto i cristiani, perseguitato e condannato dall'imperatore Diocleziano nel III secolo d.C. L'iniziativa, a cui ha partecipato anche il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri e padre Saturno con il suo coro, è stata organizzata dall'Associazione San Sebastiano Martire, presieduta dal presidente Pompeo Perretta, con la collaborazione di Antonella Saturno. Sua Eccellenza, la figura di San Sebastiano da imitare. Beh sì, un poco come tutti i santi, per la verità. Il termine santo a me piace sempre riferirlo alla sua origine. In greco si diceva agios. Agios vuol dire senza terra, ma senza terra vuol dire che è oltre ogni terra, quindi è un uomo che non ha confini, un uomo la cui esperienza diventa una testimonianza che dà tanta ricchezza di indicazioni per il cammino di tutta l'umanità in ogni epoca, e per questo lo è da imitare. Per quanto riguarda invece il nostro territorio, il Cilento, le manca? Adesso andiamo su un altro argomento, però ci teniamo, insomma, a sapere, ecco, il suo legame con questo territorio. Beh, io sono nato anche se nel Vallo di Diano, quindi insieme, insomma, con il Cilento, ecco, voglio dire, sono stato, per grazia di Dio, sacerdote e quindi anche vescovo per 10 anni lì a Teggiano, e ora sono giusto 10 anni che sono ad Aversa. E diciamo che, scherzando, un po' sorridendo, posso dire che ci vantiamo sempre di questo, ecco, e cerchiamo di dire che se al mondo ci sono cose buone, vengono sicuramente da qua. Invece in questo momento così particolare, quindi la pandemia, l'emergenza, qual è il messaggio di speranza che possiamo dare ai fedeli? Ma il messaggio di speranza è quello che dicevo nell'omelia e ci viene anche dalla testimonianza di San Sebastiano. Cioè, noi come cristiani siamo chiamati a partecipare alla vita, e siamo quindi responsabili della vita, perché rispondiamo a questa chiamata. Allora, diciamo che tutte le situazioni della vita del mondo possono essere facili o difficili, l'importante è che in tutte le situazioni noi rimaniamo fedeli a questa chiamata, alla vocazione a essere figli di Dio, a essere davvero in dialogo di fraternità tra di noi, a sostenerci come il Signore vuole, che come padre, che i figli si sostengano, e sicuramente questa sarà la via che ci porterà fuori a tutti i livelli, perché vive la fraternità chi soccorre chi è ammalato, ma vive la fraternità anche chi studia, lo scienziato, e quindi da tutte le sue capacità, perché possa essere sconfitta ogni forma di difficoltà, di epidemia, insomma, come adesso. E credo, con tanta speranza e fiducia, che da tutto questo, ecco, si esce tutti insieme. Lo dice Papa Francesco: o ci si salva insieme o non ci si salva.